Un piatto fondo davanti a me, dentro un risotto d'orzo fumante. Il suo profumo nocciolato mi arriva, caldo e benefico. Lo assaggio. Percepisco un bouquet vigoroso. Le erbe di montagna hanno sapore intenso. Ma ci serve l'ultimo ingrediente perché il piatto sia perfetto. Qualcosa di fresco, piacevole e un po' sfacciato. La verbena odorosa. Quest'erba dalle foglie sottili si comporta con il risotto come il mio entusiasmo nei confronti della vita. La passione di non diventare pesante, di sorprendere, di risaltare e di essere sempre un po' agrumato. Sì, c'è bisogno di un po' di verbena odorosa nella vita. Come prima cosa cuciniamo l'orzo nel forno a vapore, aromatizzandolo con la verbena fresca. Una volta cotto lo saltiamo in pentola usando il piano cottura ad induzione con tecnologia Temp Control. Le pietanze in questo modo non corrono più il rischio di bruciare o attaccarsi sul fondo della pentola. Per completare il piatto aggiungiamo la gelatina di verbena. Il profumo è fresco e inebriante, proprio come l'aria delle mie montagne.